buono. No, non ci credo, il doppio palo no, ti prego. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Mario Strikers Battle League Football. Bentornati su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo conquistato la Coppa Turbo e oggi volevo provare a vincere la Coppa Muscoli. Vi faccio vedere che personaggi sceglierò per affrontare questa Coppa, direi che ci servono muscoli, quindi Wario, magari anche un po' de panza. DK, poi ci serve un giocatore veloce come Todd ed infine altri muscoli come Bowser, eccolo qua. Maglia gialla che ci porterà fortuna e stadio giungla remota. Per quanto riguarda le squadre, potete creare squadre con più Todd, come abbiamo visto nello scorso episodio, ma anche con più Yoshi. E quando aggiungeranno i tipi timidi, anche con più tipi timidi, perché secondo me è un personaggio che aggiungeranno sicuramente a questo videogame. Ok, eccoci qua, è anche giorno, rubiamo subito la palla. Sì, ma attenzione, che già rischiamo di subire il primo gol. Passiamo la palla. Questa era fuori dallo specchio. Guarda Mario che veloce. E attenzione che Wario ci porta subito in vantaggio. Bella lì, bella lì. Avrei potuto passare anche la palla a Todd, che non era messo male. Comunque in generale spero presto di poter affrontare la CPU ad un livello di difficoltà più elevato, perché così praticamente ogni tiro è un gol. 2-0. Bella. Con piroetta. Guardala. Ehi là. Attenzione, accorciano le distanze così. Con la principessa Peach, che zitta zitta segna il 2-1. Sì, le abbiamo fatto fare il bello e il cattivo tempo però. Vabbè, rimettiamo le cose a posto. Magari, ecco, non lanciamo la palla contro di lei, che tanto non serve a niente. Colpo di testa! E ci pensa Wario. Vicino all'angolino del secondo palo. Bravissimo. Bravissimo. Rivediamo. Boom! Boom boom, non poteva fare più nulla. Dammi la palla. Anche tu, Mario. Non va dentro! Dai! Là. A parte che gli oggetti non li usano praticamente. Questo me lo prendo io. Non penso di utilizzarlo lì per tiro, eh. Adesso vediamo. Magari soltanto in situazioni di emergenza. Più che altro perché vinciamo già 3-1. Non mi sembra il caso di infierire, ecco. Ehi, sto spintone. Ho detto, non mi sembra il caso di infierire. Colpo. Comunque non so se ci avete fatto caso, ma su tre giocatori che... cioè, scusatemi, su quattro giocatori che ho in squadra, tre toccano la palla con le mani. Cioè, praticamente non è più Mario Strikers, è... cioè, nel senso, non è più Mario Strikers Battle League Football, ma Mario Strikers Battle League Handball. 2 minuti. Vabbè, sentite, facciamo che far così. Ah, ho sbagliato tutto. Ho letteralmente sbagliato tutto. Questa palla qua non andrà mai in porta. Vabbè, ci godiamo l'animazione. Piazziamoci al limite dell'area, magari riusciamo a ributtarla poi in porta. No, l'ha proprio bloccata stavolta. Ehi. Gran parata di Boom Boom. Veramente Todd contro Bowser? Ed è riuscito a stenderlo? Oddio. Povera Rosalinda.
Gran tiro. Ferma lì, dove vai? Non so se va dentro questo qua. Ho paura di no. Ho proprio paura di no. Capocciata cosmica! Mettiamoci sempre qua. Oh, lì! No, vabbè. DK, come fai a sbagliarmi un gol fatto? Era praticamente un gol fatto. Oh, fermiamola! Bella azione. Mia. No, ho sbagliato di nuovo. Niente, sta partita qua gli ipertiri veramente li ho sprecati. Li ho letteralmente sprecati tutti. Vediamo sulla ribattuta. Mi raccomando, DK, mi raccomando. Accidenti. Che paratina. Strage. Così lo obblighiamo a lanciarla lunga. E la possiamo prendere noi. Se Wario non lascia il pallone per strada. Che azioni di gioco. Che azioni di gioco. Aia. Un secondo. Ok, vittoria normale, 3-1. Diciamo che ho oscillato abbastanza, visto che questo era solo un quarto di finale. Che esultanza particolare di Wario. Prossima partita contro Sporting Tubi, 8-6 è finita. Tanta roba. Occhio che questi giocatori sono un po' più corazzati, eh. No, 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 ehi, 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 che è sta cosa? No. Facciamo girare sta palla. Sì, ma Wario sta lì a guardarmi. Dai, ma che roba è? Era lì fermo a guardarmi. Cioè, guardate che roba. Non ha fatto nulla. A difficoltà difficile probabilmente mi avrebbe fatto volare fuori dallo stadio, senza pensarci due volte. Di nuovo, eh. Stessa roba di prima. Quel tiro lì andava fuorissimo. No. Non male. Vediamo così. Direi di farne almeno altri due di gol. Fermali. Oh no, vabbè. C'era Boom Boom fuori dei pali. Come si fa a non... a non buttarla dentro. Fantastico. Buccia di banana scivolosa. Ah, questo l'ha preso. Sì, il Todd normale non sposta nessuno praticamente. No, è uscito Boom Boom. No. Vai, tira. Grande Todd. E poi si è preso col suo stesso guscio verde. Allora, approfittiamo dell'ipertiro. No. Niente. In ste partite qua non sono fortunato. Cioè, magari buttiamo dentro poi la respinta del portiere, però vale comunque uno invece di due. Sembra l'attacco di Mila Azuki. Eccolo! Eccolo lì, Todd. È lì che lo volevo. Grandissimo. Con quella testona gigante.
Vai, vai. Ah. No, non ci pensare proprio. Dai, Mario. Grande, eccolo lì, 3-0. Dopo 14 tentativi ce l'abbiamo fatta. Un po' di aglio, così, tanto per. Questo non era facile, ma ero distante dalla porta. Doppio, non ci credo. Dai, non ci credo. Come ha fatto a prenderlo? Non può prendere anche questo. È illegale. Oh, li ho stesi tutti. Povera principe. Anzi no, è Rosalinda quella. Due volte l'ho stesa, poverina. E basta rubarmi il pallone. Respinta sopra la traversa. Todd tutto solo. Prende una traversa incredibile. Wario che scappa. Mario inesistente in sta partita. Cioè, ci deve pensare Todd a difendere l'onore. Calcio di rigore in movimento praticamente. Non c'era nessuno a disturbarlo. Mancano 44 secondi. Occhio che se beccano un ipertiro potrebbero darci fastidio, eh. Eccala. Appena detto. Prossima volta sto zitto. ...26 secondi. No! Teniamo palla. Magari se riusciamo a segnare un altro gol è meglio. Oh, attenzione! Niente, ha preso anche quella. Anche l'ultimo tiro è riuscito a prendere. Allora, la finale contro chi la giochiamo? Funghetti. Oh, di nuovo i funghetti. Oh, carissimi. Chi non muore si rivede. Ok, sono un po' preoccupato perché vedo che hanno cambiato la divisa. Mi sa che ci daranno un bel po' di filo da torcere. Sono da solo. Aia. Finalmente anche loro utilizzano i contrasti. Il problema è che con queste armature sono difficili da... accidenti. Sono difficili da colpire e da spostare. Comunque principessa Peach che segna il primo gol. Sono arrivato tardi. Vediamo se Wario saprà rimettere le cose a posto. Grande Todd. Sul secondo palo. Ha visto uno spazio libero e si è infilato immediatamente. Grandissimo. Perché avevo visto boom boom tutto sul primo palo. Ho detto ci proviamo. Dalla distanza. Boom boom distratto da quel guscio verde. Mario che vola contro le barriere. Ah. No. Quando non caricano l'attacco sono difficili da evitare. Sulla traversa. Non ci credo, dai. 50 tiri pure da metà campo. Se andava dentro veniva fuori uno splendido gol. No, non ce l'ho fatta. Niente. Non ci provare, cara la mia principessa. No, no, no. Ah. DK era in mezzo. Se non c'era DK riuscivamo a... magari bloccare il secondo tiro almeno. No.
Non c'è da scherzare, mancano 2 minuti. E siamo sotto di un gol. In più, se prendono loro l'ipertiro, la cosa non va molto bene, ecco. Ok, buono. No, non ci credo, il doppio palo no, ti prego. Che tristezza. Sì, 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 andiamo così. Ah, ma quel doppio palo me lo ricorderò tutta la vita. Tutta la vita. Grande Bowser. 1 minuto e 25 però, Boom boom! Cosa? Cosa fa? Cosa fa? Partito Todd. Prova a fermare un Bowser. Sì, ma... Oh! Non è che può fare tutto quello che vuole, Sì! Grande DK! L'abbiamo ribaltata. Bello questo scambio. Si è nascosto dietro Rosalinda per fregare Boom Boom. Occhio. E datti una calmata. No. Bravo. Mancano 27 secondi. E ci pensa Todd a chiuderla definitivamente. Il piccolino. 4-2. Bravo, bravo, bravo. Il piccolino. Bella lì. Cinque a due, niente, stiamo dilagando, veramente. Così siamo sicuri che anche con un ipertiro non vanno da nessuna parte. A parte che è nostro l'ipertiro. Non so se andrà dentro, ma in ogni caso facciamo che sfruttarlo, va. Quattro, tre, due, uno. Se la respinge non va dentro, cioè... Ok, è andata dentro. Cioè, non se la respinge non va dentro. Se la respinge non è valida da colpire. Alla fine poi è andata dentro. Bella così. Abbiamo recuperato e poi... Praticamente li abbiamo massacrati alla fine. Fantastico. Esulta, esulta, Wario, esulta. Bella, 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 bella. Sono contento. 19 tiri. Andiamo a prenderci questa coppa e portiamola a casa. Bella, bella, bella. Godetevela, ragazzi, ve la siete meritata. Anche perché loro erano potenziati, noi no, Ok. Abbiamo vinto anche 400 monete, fantastico. Va bene ragazzi, eccoci tornati nel menu principale di Mario Strikers. Bellissime partite, soprattutto l'ultima molto ma molto tirata. Con le monete acquisterò dei nuovi potenziamenti per i personaggi, magari ve li farò vedere nel prossimo episodio. Nel frattempo direi che ci possiamo salutare qua. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace, commentate, condividete questo video e noi ci rivediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Mario Strikers Battle League Football. Alla prossima, ragazzi!
Yeah.